Era una leggenda. I bambini si sfidavano ad andare nei boschi di notte. Conoscevano il potere di quel luogo. Lo temevano. Quei boschi appartengono a qualcos'altro. La terra è maledetta. Forse è solo un racconto popolare, ma in quei boschi accade qualcosa. Qualcosa che riporta chi se n'è andato. A volte è meglio essere morti. A volte è meglio essere morti, ma non sono mai stato più d'accordo. A volte è meglio essere morti, soprattutto per noi che guardiamo questi video. Visto e considerato che i grandi canali fanno le grandi challenge, le 24 ore challenge, noi che siamo piccoli piccoli, al massimo possiamo fare la 10 minuti challenge. Va, un quarto d'ora massimo challenge, ma giusto perché non ce lo possiamo permettere. Ma anche perché fondamentalmente, oltre ai 10 minuti di visione di questi video, i nostri occhi inizierebbero a sanguinare e ci troveremmo in pochi minuti Paolo Broso fuori la porta a urlare al miracolo. Ma siccome nessuno di noi aspira a diventare una Madonna piangente miracolosa, siamo contenti di fare questa 10 minuti challenge. Perché non siamo in un bosco qualunque? No. Ma in un bosco stregato? Ma non solo. Si no. Dice che in questo bosco ci sia la più alta concentrazione di disparizione di persone. Non chiedetemi il perché, però quando ci hanno raccontato di questo bosco, ci hanno detto non è tanto il fatto che appunto c'erano queste streghe. La particolarità di questo bosco è che già dall'inizio, cioè già dal percorso che uno fa per arrivare al punto dove loro si radunavano, si riunivano, sì, un sacco di persone sono sparite. Ambienteremo la nostra 10 minuti challenge all'interno del mio studio. Perché qui dentro? Perché questo studio è famosissimo in zona, in quanto accadono cose molto strane. La gente sparisce. Com'è possibile che improvvisamente, durante qualsiasi attività si faccia qua dentro, piglia, improvvisamente la gente sparisce, nessuno se l'è mai chiesto. È capitato giusto ieri a una persona che mi è venuta a trovare. Niente, stavo parlando improvvisamente. Oi, Tessan. Ecco, vedete? Questo volevo dire io. Improvvisamente accade questo. Ma siamo in territorio francese. Proprio pericoloso. Già siamo dei pazzi, perché comunque venirci di notte, cioè, non è che ci abbiamo fatto sopralluogo qua, eh? Quindi andiamo veramente alla cieca. Ottimo, ottimo. Avete sentito bene, bambini all'ascolto? Di notte, da soli, in una foresta, un luogo non conosciuto, in Francia. Almeno qui se qualcuno dovesse perdersi abbiamo il bidet. Vive la France! Ah. Ho una fitta di mal di pancia allucinante. Sei beccato, amici. Forse ho beccato qualcosa. Aspetta che... Pure. Mal di pancia. M1. Non lo so. Che beccato. Cos'è sta roba? Hai detto un orbs? Sì. C'è una macchia blu. Una scia. C'è una macchia blu vicino a Debbie. Fianco. Aspetta, che tolgo il night shot. Che roba strana. Mamma mia. Cos'è? Sì, c'è proprio la scia, questa cosa. Un fiammella, un qualcosa. Sì. Non so cosa sia. Roba strana. Orbs blu. No, io a questo punto davvero proporrei una colletta pubblica per regalare a tutto il team l'intera collezione di una stagione di Super Quark, il programma di Piero Angela. Ma com'è possibile? Cioè, passi per l'uccellino, vabbè. Ma non voglio credere che voi non abbiate mai visto un insetto. Quattro persone, mai visto un insetto. Cioè, se quello è un fenomeno paranormale, allora io ogni estate ad agosto faccio una strage di fantasmi. E ogni volta che li appiccico vicino al muro con la pantofola, fidatevi, la macchia non è blu, è rossa. Io continuo a sentire risate, io non... Ma da... Vedi? L'ho sentita da là e c'è stato un rumore adesso, no? Sì, ho sentito anch'io. Silenzio, silenzio. Ragazzi, la Infamily, io ve l'ho detto l'altra volta, quando guardate i video ridete a bassa voce, perché non può sembrare, ma sul palco si sente tale e quale, e se sul palco si sentono le vostre risate, poi gli attori si distraggono e lo spettacolo non viene bene. E dai! Non ci fate perdere tempo, eh? Capisco che questa è casa vostra, non facciamo giochetti.
non arrivate in sembianze di animali. Ma in che senso sembianze di animali? Non ho capito bene. Non vogliamo vedere nessun lupo, nessuna volpe. Nessun lupo, nessuna volpe. Ma che è sta roba? Ma da quando in qua adesso le streghe si manifestano sotto forma di animali? Porca miseria! Se dico Gesù o magari un'Ave Maria. No, no, maestro Mosconi, no, che qua ci chiudono il canale, la parte, tutto ci chiudono. Mi raccomando, eh. Di nuovo profumo. Orbs. Cos'era? Vinci, dietro di te. Dietro di me? Sì, passato. Uom. Di nuovo profumo. Orbs. Cos'era? Vinci, dietro di te. Dietro di me? Sì, passato. Uom. No, tu adesso mi devi spiegare come cacchio hai fatto a vedere l'Orbs da un'altra parte del mondo mentre stavi guardando in camera e la camera puntava verso la ragazza. Mi devi dire in che modo te ne sei accorto che là dietro passava l'Orbs. Cioè, tornate dietro, guardate la scena, è una cosa incredibile, ma è... Oddio, scrivetele meglio le cose, scrivetele, interpretatele meglio le cose, mannaggia, siete dei grandi attori, siete degli artisti. Ma perché vi dovete perdere un bicchiere d'acqua? Ma poi uom che uom? Che è passato? Norbs o Valentino Rossi? Fammi capire. Oh raga, non mi prendete per il pazzo, ma io nella testa sento risate. Io non so se le sentite anche voi. Cioè, ma sento ridere. Ancora? Ragazzi, ma non volete smettere di ridere che gli attori si distraggono sul palco? Ma le sento, sai come... Tipo, prima sulla destra e poi tutto un tratto anche a sinistra. Occhio, raga, perché... Non so. Se non stai bene lo devi dire. Ho capito, ma basta. Allora, tu e tutto, ho visto. Fuori, via, fuori. Security, via. Caccia a chi sto io. Sta facendo troppo buttere. Via, fuori. Dai, fastidio, basta. Ma mi sa, mezzo salvato. Cioè, fammi capire. Tu con queste premesse davvero hai paura che noi ci perderemo il prossimo episodio? A parte che sono già usciti, quindi ho deciso di dividere questi video in tanti spezzoni perché c'è talmente tanta roba che era impossibile farne uno solo. Ma torniamo a noi. Ma secondo te, veramente con queste premesse noi ci perderemo tutti gli episodi di questa beautiful, di questa serie infinita di meravigliose interpretazioni? Ma stiamo a scherzare? Ma per chi ci avete preso? Ma noi vi seguiremo in qualsiasi vostra interpretazione. Voi siete dei geni, dei fenomeni. Prima di chiudere il video volevo ringraziarvi per le iscrizioni che ci sono sul canale e a proposito ricordo che mancano gli ultimi 50 iscritti alla chiusura del contest in Family 800. Quindi sbrigatevi a mandarmi video che dopo parte la votazione. Come sempre, se ti è piaciuto il video, metti like, iscriviti al canale, condividilo con amici, parenti, sconosciuti, eccetera, eccetera, eccetera. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao!